Buonasera, questa edizione straordinaria del TG3 è fatta per darvi le ultime informazioni sul disastro avvenuto qualche ora fa nel Trentino. Una notizia di poco fa, in Val di Fiemme, nel Trentino, sarebbe avvenuta una sciagura le cui proporzioni non sono ancora chiare. È ancora impossibile un bilancio delle vittime della sciagura del Trentino, che potrebbero essere 200, i corpi finora estratti sono 50. In soli 20 secondi, una massa d'acqua approssimativamente calcolata in 150.000 metri cubi è fuoriuscita dall'invaso, devastando ogni cosa. Alberghi, fattorie, stalle, case di contadini sono stati spazzati via. I morti sarebbero, diciamo sarebbero perché le notizie sono frammentarie e non ancora complete, circa 200. I feriti, altrettanto numerosi, vengono inviati verso numerosi ospedali della zona. Non è ancora possibile stabilire il numero dei morti perché la zona è completamente coperta dai detriti. Il ministro per la protezione civile Giuseppe Zamberletti è arrivato nella zona con un elicottero, dopo aver informato personalmente sia il Presidente della Repubblica che il Presidente del Consiglio. Lei chi ha lasciato sotto quel fango? Purtroppo moglie e figlio. Il giovane figlio? Parla tu. Il figlio è di 18 anni, appena diplomato, e la moglie di 55. Sto ancora aspettando il figlio, sto aspettando il figlio. È stato recuperato la... Solo la moglie. La moglie e il figlio non c'è traccia, insomma. Aspettando ancora il figlio. Il rumore dell'acqua, ma non immaginavamo che qui questi tre alberghi sarebbero tutti andati. E lì purtroppo c'è anche mia sorella, mio cognato e la mia consocera, non so se sono salvi o no, ma... Se noi andiamo qua, ecco adesso, qua con questo pianerottolo, diciamo, chiamiamolo pianerottolo, io avevo questa casa, l'acqua ha spazzato, ha aperto verso est il varco, il quale ha fatto tutto questo scempio che voi vedete, portando via, completamente radendo la mia casa, che non è rimasto assolutamente niente. Questa è la verità. E mio figlio probabilmente è sottoterra morto. Cerchiamo di trovarlo. Quando era bambino, qua c'è un po' tutta la storia di questo figlio. Oh signore Dio, qui niente. Allora, noi abbiamo... Ecco qua, ma non so cosa possiate vedere. Comunque le ultime. Ecco questo quando era piccolino. Sta incerto il numero dei dispersi, anche se il bilancio finale del disastro si profila sempre più grave. Per decine e decine di familiari l'attesa di fronte alla chiesa di Cavalese dell'arrivo di una ambulanza, di una salma in cui ritrovare la persona cara perduta. Adriano, Paola, Leonardo, Patrizia ed Erika Vinanti, Gilberto e Doriana Vinanti.